Credo che si debba essere molto chiari e molto utilizzare il consueto stile di chiamare le cose con il loro nome. Tra ieri e i 15 giorni precedenti hanno votato 1.300 comuni su un totale di 7.999 comuni che ci sono in Italia, più o meno. E ci sono risultati molto diversi su base territoriale, da comune a comune, da zona a zona, per cercare di dare una lettura omogenea. Sono dati molto articolati, molto difficili, molto frastagliati. Chi si occupa di analisi politiche di dati avrà molto da divertirsi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Noi confermiamo che si tratta dunque di un voto che ha ragioni di forte valenza territoriale. Contemporaneamente però la franchezza porta a dire che c'è un elemento nazionale che è molto forte nel dato del ballottaggio, e cioè che è una vittoria nei comuni, in quasi tutti i comuni in cui i 5 Stelle stavano, dei 5 Stelle anche contro di noi. Una vittoria molto, molto netta, una vittoria indiscutibile che va chiamata con il suo nome. Quindi il dato è un dato sicuramente territoriale, difficile, perché accanto alla vittoria questa ventina di comuni da parte del 5 Stelle, ci sono tantissimi comuni dove hanno vinto candidati del centro-sinistra e anche del centro-destra in altri comuni, tra l'altro molto diversi. Tuttavia, questo elemento mi sembra che sia un elemento che vada riconosciuto con grande lealtà e chiarezza.